Ragazzi, oggi finiremo a Revel 2, capitolo 7, sulle rapide. Sei pronto? Prontissimo. Ci si butta. Ma aspetta. Sono talmente pronto che sono rimasto già indietro. Appena arriviamo dobbiamo cambiarci pure aspetto, lo sai? Sì, perché? Perché io sono verde e tu sei blu. Oh, sta cosa che ci cambia ogni volta? Strano. Aspetto. No, ma io sono blu. Allora, vabbè. Quello sei tu, credo. E quello sono io. Ok, sì. È vero che dobbiamo andare qua. Qua è la foresta dopo l'inferno. Stai attento che ci sono c'è l'oscurità qui. Non lo posso, io. Sì, c'è l'oscurità. Ho provato. E c'è l'oscurità. Vieni, dai. Mi getto! Ok, no. Come si fa a superare qua? No, Vogliamo farti metti. vabbè, volevo che mi spiegassi un po'. Ci sono delle corde qui. Due corde. Vabbè, forse è meglio mi metto addosso, dai. Vabbè. Mi non dà fastidio, anzi mi fa pure piacere. Ecco. È difficilissimo per me. Cane, Per me porco. sarebbe difficilissimo. Piano. Accidentaccio. Nell'oscurità ci sta pure, penso, quei rospi mangiano. No, i rospi no. I rospi non fanno niente. Succate! Accidentacci. Ma affampife. Lei dice di fare un giro così e poi lanciarsi, però più difficile del previsto. Benissimo. Ok, qua ti lascio. Sì. Ok, andiamo avanti, dai, Sì. andiamo. Siamo Sti uomini arrivati qua. neri ancora che cercano i bambini. Beh, li hanno ci stanno qua, vabbè. Sentite quella musica. No, si è spaccato, no. No. Dai, andiamo, dai. Un po' inquietante. Stiamo entrando dentro questa torre. Andiamo. Ah, ti ricordi qua dovevamo prendere i frammenti della. Infatti. Devo prendere sta cosa, ci devo andare sulla luce. Questa l'abbiamo collezionata. No, aspetta, non venire. No, aspetta, me la puoi mantenere così? Aspetta, come si fa? Adesso. No, aspetta, come si fa? No, no, bisogna altre cose. No, aspetta, spingimela. Bisogna fare sta cosa. Difficilissimo. Spingi
No, io voglio spiegazioni scientifiche e logiche. Ok, adesso spingiamolo di qua. E però così non risolvo niente. Perché là non ti fa passare? No. Quindi me la puoi spingere? Aspetta, faccio io. Facciamo così, così io ritorno di qui. Ok, un attimo. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Adesso. Comunque, come ho detto io, come voglio fare io. Aia. Ah, ho capito, sei tu che ti devi tirare sopra. Devi andare giù qua così. Ecco, vedi, puoi fare. Scusa. Puoi fare così e puoi salire là sopra attraverso il filo. Il modo devo fare tac tac tac. No, aspetta, fallo. Mettiti su quel coso. Quale cosa? Sul pulsante. Quale pulsante? Questo è un pulsante, giusto? Sì, è un pulsante. No, ok, allora non è così, aspetta. Levati dal pulsante. Adesso rimettilo sul pulsante. Adesso salta e fai così. Intorno alla cosa devi andare. Intorno a quella rotellina. Cerca di non sbagliare. Ok. Ok. Adesso devi fare. Fai così. E vai di nuovo al pulsante. Sul pulsante devo andare di nuovo. Sì, quindi no, devi dondolarti. Dove stai andando? No, c'è troppo poco filo. Serve... Tu dici questo pulsante qua? Sì, quello. È l'unico pulsante. Ma perché ti fermi? Lui usa troppo poco filo. Ti prego. Forse era meglio se faccio io. Sì. Tengo bloccato qua. Non ci riesco al primo colpo, raga. Ok, tu stai qui. Ma che si è rotta? Non riesco più a spingere. Forse perché sto sta bloccato. Vattene dal pulsante. Ho avuto la paura. Ok, adesso vai sul pulsante di nuovo. Vedi, così non va. Si avesse bloccato in qualche modo. Adesso io devo fare così. Ok, adesso tu puoi venire. Comunque questa era la parte più odiosa. Ok, vieni, dai. Oh, che figo. No!
aiuto! Stavo morendo senza nemmeno sapere. Sì, vieni. Tienimi questo così. E come faccio? Devi saltare e tenere premuto R2. Salta R2. No, tenere premuto. Ah. Tenere premuto. Okay. Tanto ne ho preso un altro. E vai così, ok. Ora? Ora devo entrare in gioco di nuovo io. Ah, ho capito adesso. Ferma. 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 Ah, devo scendere. Adesso vieni di qua, ovviamente cercando di schivare. Ora. Ok. Fai il parkour insieme a me. Devi fare il parkour, quindi. Devi azzeccare al momento giusto tutto. Tu rimani qua sopra, sopra quello. Rimani sopra, no quello, quell'altro. Quale? Questo. Questo? Sì. Ok, adesso spostati. Porca paletta. No! Ma cosa mi viene ad aiutare che devi muovere qualcosa? Ci devi stare sopra. Ok, adesso spostati. Ok. Scendiamo adesso. Aspetta. Via. Io. Vai. Ok. Adesso. Come. Aspetta. Cioè, mi puoi spingere qualcosa lì? No. Ma levatevi. Ok, adesso vieni, dai. Andiamo per fare dei livelli 2 ore e mezzo. Qua è ancora più difficile. C'è un parkour in gioco. Devi stare così. Qua, qua, no. Vabbè ragazzi, tanto. Dai, vai, adesso vai però. Adesso vai. Dove vado? Lì. Ci sono 3 piattaforme. Adesso tu non potresti più Devo andare. Un attimo, arrivo. Così mi. Scusi. Scusami. Scusami. Excuse me. Ok. Subito. Anche tu devi mettere, devi passare. Via. Poi stiamo andando chissà dove, raga. Andando al centro dell'universo. Cosa bisogna fare? Vai sopra la cosa. Lì, sopra la mia cabina, che c'è un coso. E adesso vai all'altro. No, non ti basta il filo.
Questa è tutta una questione del filo, se non te lo fai sbastare poi accade. Se basta il filo, che intendi? Che appena arrivi a quella cosa, però non hai più le cose per saltare lì, non hai quindi più. Quindi che cosa devo fare? Devi rigirare così e fare di nuovo il parkour. Devo girare dove? Devo scendere da qua? Sì. Come sto andando in questa direzione? Sì. Andare dall'altro lato e salire. Quando? Ma non faresti meglio salire là che è più vicino, dico. Questo qui non c'è spazio. Sì. Ma sei più vicino a quello. Ma cosa, non c'è spazio? Ok. Come hai fatto a non azzeccarlo? Non ci arriva. Ma non ci arriva, è impossibile che non ci arriva. È impossibile che non ci arriva. Ma non ci arriva. Allora faccio io. Puoi tirarmi la leva per piacere? Come? Devi arrampicarti e tirarla. Non è che più. Premere R2. Oh raga, gli R2 mio padre non li ha proprio capiti. Ma vaffan. Ma vaffan. Non ci arrivo. Excuse me. Adesso vieni. Lo sai per dove devi passare. Forza che io non aspetto. Tiriamo le leve, yeah yeah. Tira le leve, yeah yeah. Pure l'altra? No. Aspetta. Ah. L'ho fatto tutto. Ecco perché era. Siamo qua che abbiamo il doppio salto, quindi dobbiamo usarlo bene sto doppio salto, ok? Via! Sì, raga! Ultima! Vabbè, col doppio salto è facilissima. Evita le cose rosse. Ovviamente. Non l'ho proprio visto. A quanto pare neanch'io. Bravo. Ma tu usa il doppio salto. Bravo. Abbiamo il doppio salto. Stai attento che ci stai andando. Ti vuoi mettere su di me? Sì. Ok raga, quindi posso di fuoco nel mezzo all'acqua, vedi? Silenzio, bravo. Trovo che dovrebbe arrivare una cosa impossibile. Se sale poggiandoti sulla parete ricaricherai il doppio. Ragazzi, ciao! Abbiamo combattuto tanto assieme col pollo pazzo! Mi posso aggrappare alle luci qua sopra? Wow! Aspettate! Raga, un secondo! Ok.
bravo, sì. Via, raga. Via dal tuo posto, maledetto. Qua io me lo ricordo, sto lago. Il lago del fuoco. Fuoco, levati di torno. Via. Raga, sprint di grazia. Abbiamo finito il gioco. Oramai è la fine. È la fine del mondo. E per la prima volta si cade! Via! Il tuo barillo non me lo racconta giusto. Ok. Tac! No! 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 Ah, ho preso la lucina! Lascia stare i bambini, brutto stupido! Andiamo via! Ancora piano. Raga, sto facendo tutto io, eh! Andiamo fino a... Che poi noi siamo dei cosi di lana. In acqua. Non è... Che dico... Che faccio una protesta, però. C'è una lucina. Aspetta, devo prendere la lucina. Come si prende la lucina? Moment hack. Moment hack. Moment hack. No. Devo prendere la lucina. Quella oscurità, là c'è la lucina. Vabbè, lucina, lo farò off camera, ragazzi. Ciao raga, come sta? Tutto a posto? Me ne date 50 euro? Qua ci vorrebbe la canzone, ma... Ma anche no 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 no. Ai, peccato. Moment hack, ragazzi, moment hack. Quando avete una crisi energetica, prendete il moment hack. Ho proprio mezzo ci sono andato. Un po' di bruciore di stomaco. Esiste il bruciore di culo? No, mi ha crepato. Qua so cosa devo fare per... è difficilissimo. Devi andare oltre quel tronco. Eh sì, però è difficilissimo. Allora, bisogna stare così. Vai. Via. No. C'è una porta qui vicino dove una volta ho sclerato di una maniera atroce. Col doppio salto sono imbattibile. Non è vero mai. Devi salire la cascata. Ce l'ho già fatto. Madonna santa! Ma do la proitudine 2.0. Aspetta, ho sbagliato. E cadiamo in acqua. No, no. Devo prendere quella lucina. Ci proverò finché non ci riesco.
Vabbè. Vaffanculo. Bello, bello che tranquillo. Eh sì, cioè perché per un fatto per lo più tu che sei bravo. Per te sarebbe stato un inferno, secondo me. Decisamente sì. Ma allora siete il affanpiffero. Chili un pane, chili un grane, il melograno, melograno, melograno! Oh mio grano! Il melograno! Madonna ragazzi, momento epico! Momento epico! Sto andando! Via! Ecco qua la parte che odio. Ragazzi, ne vedremo delle belle qua. Ragazzi, per chi non vuole sentire parolacce, non guardate questa parte e skippate, perché è l'unica parte dove dirò qualche ca e qualche vaff. Okay. La parte che più odio. Concentrati per riuscire a farlo. Ma cosa per riuscire? Non ho riso. Non manco a farlo apposta. Ci sono riuscito. È un campione. Sei veramente bravo. Sto facendo tutto da solo. Vabbè, a sta parte saremmo morti solamente. Sì, è vero. Vai! Ok ragazzi, credo che abbiamo finito. Sì, raga. Vedetevi la fine. L'hai fatto tutto da solo. Vabbè. Stiamo muovendo in profondità, sta cosa mi crea disturbi. L'abbiamo presa! L'abbiamo presa! Oh madonna. Qua stanno attaccando il nostro faro! Ma levatevi! Sono entrati! Ma noi abbiamo la lucina potenziata adesso. Ma questo è quello dell'inizio. Adesso metteremo finalmente la luce nel faro. Ragazzi, finale! 3, 2, 1, buttatecela dentro. Perché infatti siamo partiti dal buio della nave, che ve l'ho skippato. E vabbè, Gesù buono, c'è qua la luce. Wow. L'amore crea legami tra di noi, ma non per fermarci, per salvarci. Se cadiamo,
per aiutarci ad arrivare più in alto. Certo, a volte i danni sono irreparabili, ma possiamo sempre ricominciare da capo. Se la nostra fiamma si affievolisce, basta una scintilla per farla ardere di nuovo. Anche se siamo circondati dall'oscurità, tutti possiamo aiutare a illuminare il cammino. Possiamo rendere questa vita splendida per noi e per gli altri, e meritiamo tutti di essere qui. Indipendentemente dalla nostra forma e dal nostro colore. Grazie per aver giocato ad Arrival 2, speriamo che ti sia piaciuto. Ragazzi, abbiamo finito, adesso andiamo a vedere. Guardate qua, raga, ce l'abbiamo fatta. Adesso però voglio vedere una cosa, un esperimento. Aspetta, info. Raga, in 30 minuti ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto questo! L'ho detto io, che quando puoi sfruttare le tue abilità al 100%, testa, sei molto più veloce. Ma non ce l'abbiamo... Cioè, abbiamo visto tanti tipi di teste e non ce le dai? Eh? Non ce le dai? Guarda adesso i quadri dipinti. Belli colori. Bene, abbiamo preso i pochi, sì, dai. Scendiamo giù, dai. Comunque, ragazzi, ci fermiamo così per questo episodio e a un prossimo video. Ciao, ragazzi! Ciao!